Lunedì si parlerà anche dell'ospedale di Sapri in questa, insomma, assemblea, in questo incontro che è stato organizzato. L'ospedale di Sapri, insomma, carenze di personale, una serie di criticità, che cosa si può fare? Una serie di criticità che insistono su tutti gli ospedali della regione. Noi stiamo del territorio regionale, stiamo seguendo in modo attento insieme ai vertici dell'ASL Salernitana, ma anche con la Regione Campania, per cercare di arrivare ad una risoluzione della problematica di personale, una problematica che esiste da sempre, e anche per mettere al riparo per sempre la nostra struttura. Io credo fermamente sempre nel lavoro costante delle istituzioni che cercano all'unisono di andare verso un obiettivo. L'obiettivo è sempre la salute pubblica, la sanità pubblica, e quindi continuiamo in questo modo. Accogliamo con grande favore anche le deliberazioni dei giorni passati, era già nell'aria, l'avevo già parlato anche qualche mese fa, al di là degli scetticismi, al di là di quanti sostenevano il contrario, poi i risultati arrivano. Però le polemiche non si placano, insomma, intorno all'incarico di Procopio pure ci sono state delle polemiche. Ma io non conosco, poi sento spesso alcune affermazioni, come a dire che il Comune di Sapri è colpevole, il sindaco del Comune di Sapri diventa colpevole quando alcune cose non succedono in ASL, sicuramente non ha alcun altro merito in altro modo. Io ho ispirato il mio mandato, come dicevo poc'anzi, al rispetto dei ruoli. La politica dà solo indirizzo, non gestione, non posso entrare all'interno delle vicende sia private ma anche delle vicende di un'altra istituzione, quindi mi sembrano più che delle polemiche molto avventato dire delle cose di questo tipo.